25 anni fa nella palestra della Newton si allenava Mia Collevati, lasciamo perdere gli studi normali, parliamo soltanto di attività fisica o no? Sì, lasciamo perdere gli studi, niente, tornare qua oggi con i nostri giocatori e incontrare i ragazzi di questa squadra per me è sempre un'emozione, perché qui sono cresciuto, ho fatto asilo, l'elementare e le medie, dunque è un momento sia come pallacalcio che per me è importante. Parliamo di questa iniziativa I colori del pallone che oggi ha fatto radunare diversi alunni della scuola Newton e Mirante Zaccardo sono stati i mattatori di questa mattinata. Sì, sono stati bravissimi, abbiamo parlato un po' dell'integrazione sia scolastica che sportiva dei ragazzi, di nazionalità diverse che devono confrontarsi sempre con altri ragazzi, dunque un momento importante per cercare di far capire anche cosa sia il valore dell'integrazione nello sport tra compagni di squadra. Nei giorni scorsi ti abbiamo visto in municipio presentare le iniziative per il compleanno del Parma, cosa bolle in pentola per questa importante data? Niente, per il 16 dicembre stiamo cercando di organizzare un compleanno in piazza da festeggiare insieme a tutti i nostri tifosi e da lì iniziare un cammino che poi ci porterà nel giro di 2 anni al centenario. Stamattina stadiocardini.com ha lanciato una proposta, visto che state raccogliendo fondi per le popolazioni alluvionate, sarebbe bello organizzare un derby Parma-Reggiana. Tu pensi che sia una nostra follia oppure potrebbe essere un sogno da realizzare dopo ben 15 anni dall'ultima volta che si sono affrontati Granata? Non lo so, non voglio entrare in merito perché non sta a me a decidere e sinceramente quando poi si parla della Reggiana, essendo io, come vedi, radicato nel nostro territorio qua a San Lago, faccio un po' fatica e non lo so, è una cosa che devono parlare gli altri, sinceramente in questo momento abbiamo tante iniziative a cui pensare, questo non ci ho ancora pensato.